la concorrente Assunta Celi. E vince soprattutto il primo festival del cocktail all'arancia, Riverella Days Cocktail all'arancia, primo concorso. Grande drink. Siamo a Riverella Days, primo episodio, primo concorso del cocktail all'arancia. Consiste soprattutto nel valorizzare l'arancia di Ribera DOP attraverso la realizzazione di cocktail originali, di fantasia, realizzati da alcuni dei migliori barman siciliani che abbiamo selezionato, radunato qua e abbiamo dato a loro la possibilità di presentarli in qualsiasi tipo di miscela, qualsiasi tipo di cocktail. Abbiamo trovato dei sapori interessanti, agrumati, fruttati, dove ovviamente il protagonista è l'arancia, ma non soltanto, anche il limone, il mandarino e, visto che siamo qua, anche le fragoline di Ribera. Interessanti combinazioni, e penso che come prima edizione del corso, di un concorso chiamato Cocktail Arancia, i risultati siano stati decisamente positivi. Adesso io lascio, come dire, il microfono a uno dei rappresentanti che ha, cioè rappresentanti, uno dei membri dell'Aibes che ha curato dal punto di vista tecnico questa manifestazione, per chiedergli un commento su questo primo episodio, per sapere tu, da siciliano doc, anzi forse dop, visto che si parla di arancia, cosa ne pensi effettivamente del risultato ottenuto. Allora, innanzitutto ringrazio Bar Giornale, la tua persona che ci avete invitato per questa manifestazione Riverella Days. Allora, la cosa importante che ho notato in questo concorso organizzato è stato che abbiamo sviluppato dei cocktail con un prodotto nostro che ancora non riuscivamo a fare, cioè continuiamo a usare dei prodotti che venivano dal nord come il prosecco e tante altre cose. Adesso stiamo cercando di sviluppare i nostri prodotti come l'arancia DOP di Ribera. Ho visto che si può lavorare in tante maniere, dall'after dinner, arrivare al long drink, oggi abbiamo presentato anche dei frozen, cioè cosiddetta granganita all'arancia. Quindi Gianluca Nardone, dimenticavo di presentarlo, cocktail, tanto per farci intendere un po' da tutti, buoni per ogni occasione, perfetto, dall'aperitivo a tardanotte, tutte le ore. E quella, cosa pensi dal punto di vista, che ne so, proprio olfattivo, dal punto di vista dei profumi di questi cocktail? Io li ho trovati sensazionali. Ma sicuramente mi ha colpito una ragazza che ha usato addirittura la zagara, che tu sai che oggi i francesi addirittura sviluppano la zagara per fare dei profumi e noi ancora non ci riusciamo. Vedere dei cocktail con la zagara è una cosa secondo me eccezionale, perché è proprio un prodotto che noi lo vediamo tutti gli anni a primavera sugli alberi e non riusciamo a capire l'importanza. Allora, vederlo in quel cocktail, possibilmente la zagara, mi ha ricordato l'essere bambino, ritrovare l'agricoltura, ritrovare tanti sapori che possibilmente oggi in discoteca, locali tendenze e tutto, non abbiamo più, non conosciamo più. Quindi, poi abbiamo dei cocktail che soprattutto sono stati dei cocktail a basso contenuto alcolico, perché noi promuoviamo in generale il bere consapevole, quindi il bere di qualità e soprattutto non il bere che stordisce, ma il bere che fa bene a piccole piccole dosi. Fare cocktail con prodotti del territorio, cosa ne pensi di tutto quello che sta succedendo qui stasera a Ribera? È una bellissima manifestazione, ce ne dovrebbero essere tante come questa. Dovremmo sponsorizzare e far conoscere i nostri prodotti, che sono ottimi, ma purtroppo non sono ben pubblicizzati a livello nazionale dell'UEO. Quindi ben vengano queste manifestazioni. Il tuo cocktail lo utilizzerai nel tuo locale, quello che hai presentato stasera? Lo pubblicizzerai, tu che parli di pubblicizzare? Faremo in modo che questo cocktail all'arancia di Ribera diventi uno dei cocktail, come dire, più richiesti del tuo menù? Penso proprio di sì, anzi già l'abbiamo fatto provare ai clienti, perché piace molto, perché è leggero e si sente il gusto dell'arancia speziale, quindi l'arancia va molto bene per qualsiasi tipo di cocktail, soprattutto adesso che viene l'estate, il fresco. Ti ringrazio Caterina.